Cari amici vicini e lontani, buonasera. Eccoci al nostro tradizionale appuntamento del caminetto. Beh, sono ormai fresche le notizie sull'esito delle elezioni regionali in Sardegna. Ci sono delle novità abbastanza importanti. C'è un crollo assoluto del Movimento dei 5 Stelle, un crollo, che indubbiamente in qualche misura era preventivato, ma non in queste dimensioni. Sostanzialmente sono passati da quasi il 40% del risultato elettorale delle politiche a poco più del 10%. Un crollo del genere non si era mai visto, soprattutto non si era mai visto nel giro di pochi mesi. Siamo a meno di un anno dalle elezioni politiche e il Movimento 5 Stelle, dopo la batosta, registrata in Abruzzo, crolla clamorosamente in Sardegna, e di questo cercheremo di parlare. L'altro risultato assolutamente importante è che il centrodestra continua a vincere in queste tornate elettorali per le regionali, ma vince sotto il segno di Salvini, anche se bisogna dire in tutta onestà che Salvini probabilmente dalla Sardegna si aspettava un risultato maggiore rispetto a quello che ha conseguito. Se consideriamo che l'altra volta, nelle precedenti elezioni regionali, la Lega non era presente in Sardegna, ma si era candidata col partito Sardo di Azione, e oggi invece il suo risultato è un risultato modesto rispetto all'aspettativa di un 20%, bisogna dire che, insomma, Salvini in Sardegna non ha sfondato, ma il centrodestra è riuscito a conquistare la regione. Il che significa che c'è un vento in generale nel nostro paese di ritorno verso la coalizione di centrodestra, che non può essere più configurata come quella di una volta a guida berlusconiana, perché anche in Sardegna Forza Italia ha segnato un segno negativo rispetto al passato. E poi c'è il PD in una versione completamente diversa, il candidato sindaco di Cagliari. Non ha voluto nessun leader presente nelle piazze in questa tornata elettorale e ha cercato di costruire un'alleanza molto articolata con un numero infinito di liste civiche, a dimostrazione del fatto che il Partito Democratico sta ancora cercando una strada per venire fuori dalla sua profonda crisi. Ma certo è che il segnale più importante che esce da queste elezioni regionali in Sardegna è che c'è una sorta di ritorno al bipolarismo di vecchia maniera, il centro-sinistra con il centro-destra. E il Movimento dei 5 Stelle viene fortemente ridimensionato. Questo dicono sia Salvini che Di Maio e lo stesso Presidente del Consiglio, non avrà conseguenze sull'assetto di governo. Noi riteniamo che non avrà per il momento conseguenze sull'assetto di governo. Probabilmente dovremo aspettare le elezioni europee per capire cosa succederà poi nel nostro paese e soprattutto quali saranno le situazioni economiche di per sé già oggi molto gravi, perché abbiamo una recessione in atto, perché abbiamo un fatturato che sta diminuendo clamorosamente e abbiamo una disoccupazione che non riesce ad essere corretta neanche con questi interventi preannunciati dal governo giallo-verde. Insomma, la situazione economica forse sarà l'elemento sul quale evidentemente si potranno aprire degli scenari molto diversi all'indomani delle europee. Però vogliamo solo sottolineare un dato, che è quello dei 5 Stelle, perché mi sembra che sia ormai evidente che la loro permanenza al governo li sta penalizzando fortemente. Il traino nel governo della figura di Salvini ha un po' una capacità fagocitante, nel senso che toglie spazio ai 5 Stelle e sostanzialmente li riduce ormai in una situazione di subalternità. Questo porterà anche dei problemi nel governo, perché è evidente che già in queste ore il duo Di Maio-Casaleggio stanno ragionando su quelle che sono le contromisure per evitare che poi anche le europee ci possa essere una debacle a quel punto inarrestabile.
E qual è la soluzione che stanno prospettando? E questo è un elemento che dovrebbe far riflettere. Stanno prospettando la soluzione di passare da quel movimento antesignano di un modo diverso di far politica alla realizzazione di qualcosa di più strutturale, molto vicino al sistema dei partiti di vecchia maniera, anche se loro dicono che questo non sarà. Ma nei giorni scorsi lo stesso Di Maio ha addirittura parlato della necessità di costruire un comitato centrale del Movimento dei 5 Stelle. Voglio ricordare a Di Maio che il comitato centrale era esattamente l'organismo che avevano i partiti storici, lo aveva il Partito Comunista, lo aveva il Movimento Sociale Italiano, la Democrazia Cristiana aveva un organismo, il Consiglio Nazionale, più o meno vicino al comitato centrale, cioè stiamo entrando nella logica di un movimento che si è formato sull'antipolitica e sull'antipartitismo come un movimento che in questo caso, per rispondere alla sua crisi, recupera la logica di partito. E questo dovrebbe far riflettere anche quegli elettori che ancora continuano a guardare con interesse al movimento di Di Maio, fermo restando che di qui a qualche giorno ne vedremo delle belle all'interno dello stesso movimento, perché c'è l'ala oltranzista, quella che non gradisce di essere subalterna a Salvini, che evidentemente cercherà la sua rivincita, e non so se Di Maio riuscirà ancora ad essere il primus all'interno di una compagine che rischierà di dilanearsi ulteriormente. Fatto sta che la situazione complessiva anche per Salvini in qualche misura pone delle oggettive riflessioni. Deve capire Salvini che probabilmente anche la sua crescita può arrivare fino a un certo punto, quindi ha bisogno di creare e di lanciare un'idea che articoli quel nuovo centrodestra capace davvero di poter tornare al governo del paese. Un centrodestra, parliamoci con franchezza, che non può essere più quello di una volta, non può essere certamente quello in cui la figura di Berlusconi era la figura centrale e trainante, ma non può essere neanche quello di una destra che si era sostanzialmente marginalizzata. Ecco la necessità di un progetto che sia lanciato, io mi auguro, prima delle elezioni europee, altrimenti c'è il rischio di indicare agli elettori soltanto una strada per calamitare consensi per poi portare non si sa bene in quale direzione. E voglio terminare la riflessione di oggi, cari amici, anche con un riferimento alla notizia di queste ore, che ormai campeggerà su tutti i giornali domani, ma che già le reti televisive hanno dato, della condanna in primo grado di l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno a 6 anni per corruzione. Noi rispettiamo le sentenze, non nascondo l'amarezza per questa sentenza, e mi auguro davvero che l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno possa dimostrare nel corso dell'appello la sua completa innocenza. Però è davvero sconcertante il fatto che non si sia levata nessuna voce di solidarietà da parte degli ex amici del PDL e in primis di Forza Italia. Eppure non più tardi di qualche giorno fa solidarietà è stata espressa nei confronti dell'ex governatore della Lombardia, Formigoni, tra l'altro condannato con sentenza passata in giudicato, cioè con sentenza definitiva e tradotto in carcere. Noi non vogliamo fare di distinguo, però è evidente che se è vero che la giustizia è uguale per tutti, è anche vero forse che nel PDL il concetto di solidarietà e di amicizia è qualcosa di ancora lontano, e questo evidentemente ci fa molto riflettere. Grazie amici dell'ascolto, l'appuntamento è per lunedì prossimo alla stessa ora, il Caminetto di Silvano Moffa. Buonasera a tutti.